Se avete visto l'ultimo, il penultimo video, avevo detto che internamente in Dinobros volevamo iniziare a fare videogiochi multiplayer. E diciamo che con questa versione di questo videogioco siamo quasi arrivati a un'ottima soluzione. Videogiochi real time, quindi immaginiamo dei giocatori che entrano all'interno del gioco, possono creare la propria stanza e chiunque, o nella stessa connessione wifi o fuori o no, anche dall'altra parte del mondo, possono giocare. E abbiamo utilizzato sia Construct che Photon. Era questo l'obiettivo. Ora, come hai fatto Samuele? Cosa hai studiato? Voglio farvi una piccola premessa, perché io sono sempre stato trasparente con voi. A livello imprenditoriale non potevo io concentrarmi su studiare Photon con Construct, perché non avevo il tempo materiale da dedicare su una cosa del genere che potenzialmente potrebbe non portare soldi. Così voi starete pensando, beh, hai dei dipendenti. Attualmente, se vi ricordate, qualche giorno fa è uscito un video che in Dinobros stiamo cercando un nuovo sviluppatore e da metà settembre inizierà. Quindi a giugno, quando ho voluto iniziare a fare questa cosa, gli sviluppatori che avevano erano già messi su tanti progetti, non avevano del tempo che potevano allocare su una cosa del genere, sono riuscito a trovare online una persona dall'altra parte del mondo che ha dell'esperienza su Construct con Photon, che è anche lui un po' all'inizio, che però potevamo unire, secondo me, l'utile al dilettevole. Ovvero, noi investivamo su di lui, lui dall'altra parte investiva su di noi, perché non solo studiava grazie ai nostri investimenti, ma in più ci girava non solo il sorgente di ogni versione del gioco, ma anche un documento che ci permette a noi di studiare tutto quello che è stato fatto, in modo tale che in futuro magari questi giochi possiamo farli anche internamente noi. E che era questo l'obiettivo. Così contatto questa persona, troviamo degli accordi e iniziamo a realizzare questo videogioco. Questo videogioco si ispira a Poor Bunny. Questo videogioco, vabbè, è una hit incredibile, è un gioco molto famoso a dire il vero, bellissimo tra l'altro, ma questo videogioco che noi abbiamo sviluppato non vedrà mai la luce, forse lo faremo giusto delle demo noi, tra di noi. Non volevo perdere tempo a creare un videogioco nuovo e innovativo. L'obiettivo di questa prima demo, da imprenditore vi dico, era quello di iniziare a creare delle prime versioni di un qualcosa di funzionante, no? E quindi ho detto, facciamo questo gioco, facciamo che tu puoi giocare uno contro un amico, chi resiste di più vince. Ok, sostanzialmente. E facciamo questa demo e ve la faccio vedere. Vi dico soltanto che ci sono stati 2 mesi per arrivare a questa demo, 1 mese e mezzo, e il gioco, quello che vedrete, non è completo. E vi farò vedere tutto il materiale che ho raccolto in questo periodo. Ovviamente alcuni pezzi li ho, alcuni pezzi non li ho, quindi vi faccio vedere l'ultima versione del gioco. Io adesso vado a prendere l'ultima versione del gioco, la butto dentro Construct ed ecco qui tutto il codice, come state vedendo. C'è veramente tanta tanta roba. E voglio però farvi vedere direttamente il gioco. Simulo che il gioco viene aperto da un computer, quindi metto una stanza in incognito, come state vedendo, e posso metterne 4, perché abbiamo fatto questo gioco per 4 persone. Lo so che non si vede nulla, ma cercherò di farvi vedere il possibile. E vi faccio vedere, questo è il gioco, ok? Fino a un massimo di 4 persone. State vedendo? Il gioco è una demo completa da big title, dal fatto che non c'è neanche un titolo, ok? L'obiettivo era semplicemente fare un gioco per test, quindi per prova. Quindi non vedrà la luce molto probabilmente, lo testeremo tra di noi. Clicco sul bottone COP e come potete vedere anche da questa schermata provvisoria, da un font non esistente, possiamo mettere il nome della stanza, che io chiamo Dino Room per YouTube. Anzi, non mi fa mettere, c'è un numero di massimo di caratteri, quindi metto YT, ok? E metto massimo 4 giocatori, ok? O se voglio posso fare 2, quindi 2 computer si sfideranno con altri 2. In questa parte di video voglio far vedere 4. E clicco create. Ho creato la stanza. Non ci fate caso a questa schermata qui, ci serviva a noi per testare delle robe. Anzi, a dire il vero potrebbe dar fastidio, mi conviene disabilitarla. Vabbè, magari la disabilito subito dopo. Voglio farvi vedere che tutto funziona. Intanto, su questo schermo clicco di nuovo COP. E c'è la stanza, come state vedendo, quindi è stata creata. È un po' scazzato il testo, ma normale. E dice 1 di 4 ed entro nella stanza. Voi non state vedendo, ma sono entrato 2 di 4, ok? Io che sono, tra virgolette, lost, questo qui è lost, questo schermo qua. Ah, qui c'è un altro dietro, va bene, questo schermo qui è lost. Vede che si è Gionaido anche il giocatore 2. Io entro da questa parte adesso, 3. Ok, sei joinato. E adesso joino anche col quarto. Appena joino col quarto, 3, 2, 1, parte. In sincronia perfetta. Sarà difficile gestire perché hanno lo stesso colore. Ecco qui, vedi? Io adesso sto comandando, vedete questo giocatore qui. Si vede perfettamente in tutti uguali. Adesso sposto questo, poi sposto quell'altro. Sì, dovevamo fare dei dinosauri con colori diversi, ma ragazzi, per farvi capire che è una demo un po' più completa. Ok, quello lì è morto. Questo non è morto, qual è? Questo qua.
Vedete, funziona. Adesso io salto. Mi ha preso la freccia. Allora sono rimasto con questo rosso qui. Quello è respawnato, perché possono respawnare. Abbiamo fatto che dopo X secondi possono respawnare. Però come vedete funziona perfettamente. Quando tutti i giocatori ovviamente perdono, adesso cerco di farlo, ecco qui che c'è la possibilità di continuare a giocare. Se io clicco ad esempio da questo giocatore play again, tutti gli altri vedranno che quel giocatore ha messo ready. Ok? Io adesso da questo giocatore, che è quello lì, in questo caso quello che sta comandando questo, clicco play again, da tutti si vede. Se tutti mettono in questo caso ready, ci sarà di nuovo un 3-2-1 e si rigiocherà. Incredibile, lo so cosa state pensando. Io adesso voglio disabilitarvi un attimo questa roba qua, la butto qua fuori, ok, e voglio fare un test uno contro uno, semplicemente. Che poi anche qui non è uno contro uno, c'è scritto cop, sì, vabbè, ma perché, ripeto, abbiamo fatto un mega test incredibile, quindi prendete le cose con le pinze, ragazzi, è solo un test un po' più grande. Guardate qui, clicco cop, quella stanza si è eliminata in automatico perché l'host è uscito, Sam Room, clicco create, ecco qui che si vede la stanza, clicco join, questo qua da sinistra comanda il rosso, quello di destra è l'uno. Vedete, funziona abbastanza bene, sì, diciamo di sì. C'è un po' leggermente di delay, però ragazzi è un gioco multiplayer, stiamo utilizzando la versione creduta di Photon, che non va a cambiare le performance a dire il vero. Abbiamo scoperto che Photon, la versione creduta, è uguale identica, solo che ha un massimo di utenti di 20 alla volta. Quella è la limitazione sostanzialmente. Però funziona abbastanza bene, anche le misure sono precise, come state vedendo. Se io mi giro a destra, ecco, non si è girato in questo caso perché ho cliccato forse leggermente, vabbè, piccoli bug che poi potremmo andare a risolvere sicuramente se questo gioco vedrà la luce, ma vedremo. Però come state vedendo, alla fine siamo riusciti a creare un gioco multiplayer anche per 4 persone. E tra l'altro la cosa bella di questo videogioco è che possiamo giocare da telefono realmente. Immaginate che ad esempio io creo la stanza, si crea un QR code, fai scannerizzare il QR code a un amico e giochiamo tutti e due. Ora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è che stiamo creando un gioco più grande, con massimo 16 persone, che penso vedrà la luce a fine ottobre, metà ottobre, perché abbiamo tanti progetti, che mi piacerebbe lanciare su Twitch. Prima di fare questo lancio su Twitch, probabilmente questo semplicetto gioco lo lanceremo su YouTube, anche questo qui lo lanceremo insieme, faremo dei test insieme, quindi ragazzi vi aspetterete una live nelle prossime settimane dove giocheremo a questo videogioco. Per vedere cosa succede, vedere se lagga, ho bisogno di vostri pareri, quindi poi magari tutti quelli che mi scrivono nei commenti giù magari mi dicono se il gioco va bene oppure no, e sono curioso di provarlo poi anche con voi da mobile, cosa che io ho provato relativamente perché con questo ragazzo già siamo al quarto gioco. Abbiamo fatto questo gioco, poi abbiamo fatto un videogioco asincrono come se fosse un carta forbice sasso, ok? E quindi tocca a me, poi tocca a te, poi tocca a me, poi tocca a te, quindi come se fosse un gioco a turni, quindi abbiamo testato e funziona. Abbiamo provato con un gioco di macchine con le collisioni e anche quello bisogna perfezionare le performance, ma ci siamo. E ora stiamo facendo questo gioco che non vi spoileriamo, che vorremmo fare un bel lancio e investire su Photon a pagamento in modo tale che supporta un po' di utenti, e ci sarà un influencer che lo lancerà. Abbiamo organizzato un po' tutto, ve lo dico anche come spoiler, tanto non mi interessa se altre società faranno la stessa cosa, io sono abbastanza tranquillo perché non mi interessa, io sono così. E quindi questo è il bello di quello che stiamo facendo adesso, quindi siamo riusciti poi a creare veramente videogiochi multiplayer. Lo so che alcuni di voi non erano fiduciosi di questa cosa, infatti mi avevano scritto nei commenti sì, vabbè, non ci credo e così via. Alla fine ci siamo riusciti. Ora lo so che penserete, beh Samuele, non l'hai fatto te. Non potevo farlo io, stavo lavorando a tantissime altre cose, era per me molto complesso gestire lo sviluppo e lo studio di un progetto tale. Però adesso ho la documentazione, mi posso mettere la sera a leggere la documentazione e a capire come riprodurre. L'obiettivo qual è? Creare nei prossimi mesi una ventina di giochi diversi multiplayer e iniziare a pubblicarli in modo tale da avere del know-how che ci permetterà un domani di poter fare questi videogiochi per noi, per clienti. Valuteremo anche capire un po' i costi, però sicuramente, ecco, siamo riusciti ad ottenere poi il risultato che volevamo. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Io sono super contento del risultato finale. E come vedete queste poi sono le schermate del videogioco, quindi c'è la lobby, questo bottone l'abbiamo aggiunto successivamente, all'inizio non si dovevano creare delle stanze. E voglio farvi vedere anche un'altra cosa, guardate che se io apro il gioco, guardate, più volte, faccio ad esempio crea stanza, tipo room A, faccio create, non funziona, penso si sia disconnesso, sì infatti,
Ok, si disconnetto proprio, devo riavviare. Ogni tanto capita, penso che capita perché sto utilizzando la remote preview, quindi possono succedere bug del genere. Nel caso in cui andrò a pubblicare questo gioco in un hosting, questa cosa non capita. Praticamente qual è la cosa bella? Non c'è un numero massimo di lobby. Se io creo una stanza, room A, e faccio crea, ok, si è creata la stanza, e io la vedo qui, e creo la mia stanza room B, io, il terzo giocatore che entra nel gioco, va a giocare in questa stanza, questi due giocano, l'altro no, e questa è la cosa figa, quindi come un vero gioco multiplayer, questo è molto bello. Quindi poi ognuno può giocare con il proprio amico. Se vi state chiedendo se si può mettere una password, sì, potevamo fare che potete mettere una password, sarà una cosa che svilupperemo nelle prossime versioni con sicuramente un nuovo gioco, perché vogliamo dare la possibilità alle persone di poter creare le proprie lobby e quindi poi accedere a queste lobby, a queste stanze, solo i propri amici, utilizzando appunto un pin, un numero, o che viene generato quel pin e lo devi dare. Questa cosa vedremo. Mi piacerebbe far sì anche che quando tu stai aspettando una persona, quindi waiting player 2 come avete visto, mi piacerebbe generare un QR code che in automatico fa entrare la persona nel gioco, in automatico nella lobby. Immaginate in una live streaming di uno streamer che crea la stanza, condivide lo schermo sul gioco e tutti i fan, invece di giocare da computer, possono anche scannerizzare col telefono, cliccare join ed entrano nella stanza direttamente. Questo è un po' l'obiettivo poi. E nulla ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, spero che il video vi sia piaciuto, vogliamo andare avanti, spero di coinvolgervi anche presto nelle altre cose, anche la persona presto che entrerà, spero che potrà iniziare anche lui insieme a questa persona che abbiamo commissionato, preso da fuori per studiare queste robe, possa iniziare anche lui a studiare cose del genere. E niente, questo era una versione di Pur Dinos, ma non uscirà, non faremo questo plagio a Pur Bunny, anche se potremmo farlo, alla fine ci sono giochi simili, sì, qualcosa sicuramente è stato già fatto, ma vogliamo che alla fine il gioco rimanga interno, sicuramente faremo delle prove tra di noi, però nulla. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci aggiorniamo. Ciao!